combinare solo acciaio inox, i nostri rossi fanno botte grande da 100 ettolitri e barrique da 350 litri di secondo e terzo passaggio. Le percentuali di botte e barrique varia a secondo l'anno, cerchiamo di dare un tocco di legno ma non troppo, ma soprattutto nel caso del rosso di Montalcino 100% di Sangiovese, l'uso del legno serve a, come si dice, a smussare i tannini presenti nel Sangiovese, soprattutto in un Sangiovese giovane di un solo anno. È un prodotto sopra, come si dice, sopra la media a livello anche non solo di invecchiamento in botte ma anche a livello chimico. Vini che hanno da 13 gradi 80 a 14, 30 di estratto secco netto, 5,80 di acidità totale. Sono dati importanti perché il rosso di Montalcino, se ben conservato, ha una vita, se non lunga come il Brunello, ma comunque molto lunga. Noi negli anni abbiamo bevuto del 79, anonimizzato perché un giornalista diceva i rossi di Montalcino dopo 3 anni si inginocchiano e finiscono. Una sera a cena a casa mia abbiamo aperto le bottiglie sulla tavola, c'era solo i numeri, abbiamo assaggiato e poi abbiamo letto a fine serata i suoi appunti di degustazione. Scartando la bottiglia, era un rosso di Montalcino 79, questo per spiegare anche il rosso Sangiovese eccetera eccetera, se è ben fatto ha comunque una sua vita lunga. Negli anni abbiamo comunque cercato di cambiare, perché il cliente, il consumatore, voi quando va a tavola e beve un rosso di Montalcino giovane non vuole un vino tannico spigoloso e il ristoratore gli dice sì, ma questo va bevuto o sarà buono tra 5 anni, e lui dice io lo bevo stasera e vorrei che fosse più rotondo possibile. Non usiamo chiaramente Merlot o altri vitigni, abbiamo preso un sistema, un accorgimento durante la fermentazione, togliamo il 70% di vinaccioli in modo tale che togliamo al vino una parte di tannino che se fosse un Brunello l'aiuterebbe a evolversi il più tardi possibile. In questo caso, togliendo questo tannino, si crea un prodotto tra virgolette più rotondo, più armonico, meno aggressivo. Ci fermiamo? No, perfetto, ma è meglio per così. Insomma, fa levare i semi, l'uva senza semi. No, ma glielo spiego, guardi, non è un...